Ben trovati a un nuovo appuntamento con gli itinerari di Exitalia alla scoperta dell'Italia più nascosta. Siamo a Colla Micheri, frazione di Andora, in provincia di Savona, in Liguria. Un piccolo angolo di paradiso, così lo aveva definito l'esploratore e archeologo norvegese Thor Heyerdahl, che qui soggiornò per una trentina d'anni. Il borgo medievale sorge lungo il tracciato dell'antica via romana Iulia Augusta. Circondato da ulivi e pini marittimi, Colla Micheri ha il fascino di un mondo magico e lontano. Il piccolo borgo è caratteristico in quanto le sue case non si vedono dalla costa, questo perché volevano proteggersi i suoi abitanti dalle incursioni dei saraceni che sbarcavano proprio al porto di Laigueglia. Colla Micheri, a 162 metri di altitudine, è anche punto di partenza di diversi itinerari di Nordic Walking, la camminata con i bastoni ideata da Marco Cantaneva. Colla Micheri è rimasto nella storia non solo per la presenza di Thor Heyerdahl, che qui comprò la sua tenuta e diverse abitazioni nel 1958 per ristrutturarle, ma anche perché nella rossa chiesa di San Sebastiano si fermò Papa Pio VII al suo rientro dall'esilio in Francia. Un luogo strategico dunque Colla Micheri, riparato dagli avvistamenti dei saraceni e con una doppia via di fuga, una verso Laigueglia e l'altra verso Andora, di cui è borgata. Da un lato si affaccia sul golfo di Laigueglia con l'isola della Gallinara a fare da sfondo e dall'altro su Andora con il suo litorale e sull'intera valle del Merula. Un luogo ideale per una passeggiata a stretto contatto con la natura e anche un'occasione per rendere omaggio all'esploratore, archeologo, regista e scrittore norvegese che qui morì il 18 aprile del 2002. Ai piedi di un antico mulino a vento oggi diroccato, affacciate sul golfo di Laigueglia, riposano le ceneri di Heyerdahl. In una cerchia di pietre nascosta da un cancelletto e con una targa in ceramica a ricordare la sua principale impresa, la traversata oceanica dal Sud America alla Polinesia a bordo della Kon-Tiki, una zattera di balsa per dimostrare che i popoli antichi erano in grado di attraversare gli oceani.